so, il risultato è figlio soprattutto di una nostra buona partita e di alcuni errori che abbiamo fatto, sia nel non chiuderla nel primo tempo, perché veramente campo aperto, dopo essere passati in vantaggio, abbiamo avuto 4-5 situazioni che avremmo dovuto sfruttare meglio. E poi invece Rentella ci ha pareggiato la partita su un'azione un po' confusa, dove eravamo tutti schierati, abbiamo recuperato la palla, abbiamo fatto fatica ad allontanarla in un modo perentorio, e tutte le mezze respinte sono tutte mezzi gol, e questo è quello che è successo. Poi avevamo cominciato anche bene il secondo tempo e poi abbiamo subito questo tiro da fuori in cui siamo stati un po' titubanti nel chiudere, però poi abbiamo giocato, ritorno a dire sempre quello. Questa è una squadra che gioca un buon calcio, parlo della mia squadra, perché anche oggi, anche stasera abbiamo fatto una buona partita, in alcuni momenti siamo stati autorevoli, però poi gira e rigira, incappiamo in alcune situazioni in cui le partite le compromettiamo. Da questo punto di vista dobbiamo stare un po' più tranquilli, credo che sia meglio anche non parlarne, questo perché i ragazzi possono essere un po' più tranquilli, ma resta ciò che facciamo, una partita importante contro un avversario importante che per tanti momenti della partita abbiamo in qualche modo superato. E quindi, oltre a tutto questo, potevamo anche vincere la partita, la situazione di De Marchi, la situazione soprattutto di Bosic. E vabbè, prendiamoci questo pareggio, andiamo avanti e valutiamo soltanto che abbiamo giocato una buona gara, l'ennesima buona gara sul piano del gioco, sul piano della prestazione. Faccio una seconda domanda e poi lascio la parola ai colleghi. Ancora due gol subiti. Insomma, queste reti al passivo in ogni partita cominciano a pesare. Insomma, la media gol del Pescara è di una squadra da bassa classifica, non da zona playoff. Insomma, come mai si continuano a prendere così Questo tanti è gol? evidente. I due gol di stasera li abbiamo presi per l'ennesima volta a difesa schierata, e quindi vuol dire che dobbiamo migliorare l'impatto. Difficilmente abbiamo lasciato situazioni come quelle che ci ha lasciato Lentella diverse volte a campo aperto, noi ne abbiamo lasciate poche, quasi niente, e però resta il fatto che abbiamo subito due gol a difesa schierata, perché in tutte e due le situazioni eravamo schierati. Questo è evidente che dobbiamo migliorare, però ripeto, forse in questo momento i ragazzi dietro, stasera li ho visti un po' meno tranquilli rispetto al solito, parlo dei difensori, un po' meno reattivi nell'andare a chiudere, nell'uscire, nel rompere la linea difensiva e andare ad aggredire il portatore palla avversario. Parliamone un po' meno, forse può essere una soluzione, ma certo che è un dato che dobbiamo migliorare, perché sono stupido. Dobbiamo migliorare. Valerio? Mister, buonasera. Le chiedo, a parte che probabilmente ha fatto un gol straordinario, davvero di una bellezza più unica che rara. Le chiedo, visto, lo ha detto anche lei, questi problemi, può essere una questione di modulo per lei la fase difensiva di questo Pescara? Ma non lo so, possiamo parlare di tutto al tempo debito, adesso siamo dopo una gara. Io so che una difesa a 3 che si ferma a 3 sulle coperture preventive è certamente una difesa più equilibrata di una che si ferma a 4, dove può succedere che un esterno possa partire e possa partecipare all'azione difensiva, tranne che non ne blocchi 4, e quando blocchi 4, quando hai la palla, voglio dire, si gioca un certo calcio, cambiano delle cose. Problema di modulo. La difesa a 3 è sicuramente nella gestione delle transizioni passive è certamente numericamente più appropriata rispetto alla difesa a 4. Vedremo, è chiaro che dobbiamo migliorare qualcosina anche nell'interdizione centrale, soprattutto essere un po' più tranquilli. Insomma, adesso abbiamo anche alcuni giocatori fuori. Drudi è un giocatore importante in questa squadra per lo spessore e per l'esperienza. Però abbiamo giocato l'ennesima buonissima partita dove abbiamo accettato il confronto, abbiamo aggredito, e quindi io sono convinto che questi aspetti li miglioreremo, perché non è un fatto di equilibrio, no? Non subiamo situazioni per
pericolose in cui siamo in inferiorità numerica, l'Entella oggi ce ne ha concesse 4-5 dove noi non siamo stati bravi ad approfittarne perché abbiamo sbagliato le scelte, perché abbiamo sbagliato il movimento. Ce n'è stata una di De Marchi affiancato da Dursi, dove avevamo creato una superiorità importante, invece abbiamo sbagliato la scelta. Noi ne abbiamo create tante situazioni a campo aperto così, loro molto meno rispetto. E quindi vuol dire che un po' di equilibrio ce l'abbiamo. Nel frattempo giochiamo un buon calcio, nel frattempo siamo in grado di fare gol. È certamente un aspetto che dobbiamo migliorare. Chiaramente tocca a me farlo, ma sono convinto che migliorando questo aspetto noi siamo in grado di fare tanta strada perché. Le valutazioni io le faccio, ripeto, non subiamo situazioni in inferiorità numerica, quasi mai. Su Pompetti, sul gol, sull'importanza di un giocatore come lui. Pompetti ha fatto un grande gol, è un giocatore che ha qualità, lui e Memuscià nella situazione in cui abbiamo preso il secondo gol avrebbero potuto essere un po' più attenti nell'interdizione, nel filtro, hanno trovato questo appoggio, questo tiro dal limite. Io per adesso valuto tutto, l'aspetto di cui abbiamo parlato prima, però questa è una squadra comunque in salute, che gioca un buon calcio, che ha idee e che può crescere, soprattutto appena, io me lo auguro, appena diventeremo un po' più consistenti sotto l'aspetto difensivo, un po' più sicuri, appena riusciremo a commettere meno errori individuali, perché poi non sono errori tattici o di reparto, quasi sempre sono errori individuali. Appena saremo un po' più sereni, questa è una squadra che può fare molto bene, perché nel frattempo sta molto bene dal punto di vista fisico ed è una squadra che corre dall'inizio alla fine, che pressa, che gioca, che riparte, cerca di costruire, e anche stasera abbiamo fatto una buona partita. Andiamo avanti. Non so se il mister ci ascolta, se riesce a fare una domanda da Vera TV, sul ruolo di Pompetti, quanto è importante Pompetti, mister, per questa squadra. Pompetti è un giocatore importante, oggi era il rientro, c'ha qualità fisiche, c'ha qualità tecniche, è un ragazzo giovane, certo che è importante, ma sono importanti tutti. Stasera anche i cambi sono entrati bene, a parte Bosic che ha avuto quella situazione che si è costruita, importante, in cui probabilmente avremmo vinto la partita, anche Ferrari, anche Galano sono entrati bene. Quindi andiamo avanti, in questo momento noi di partite sul piano delle prestazioni non ne abbiamo sbagliate. Sul piano delle chiusure difensive abbiamo fatto purtroppo tanti errori, ma complessivamente di partite ne abbiamo sbagliate poche, perché anche la partita con la Reggiana non l'abbiamo sbagliata, abbiamo giocato una grande gara. Andiamo avanti perché abbiamo tante positività e alcune negatività che dobbiamo chiaramente eliminare. Magari vi chiedo un piccolo supporto a voi, perché poi dopo a volte ciò che leggono i ragazzi può in qualche modo incidere. Magari cerchiamo di parlare un po' meno di quello che subiamo e che chiaramente ci dispiace, che chiaramente dobbiamo risolvere, perché stasera per la prima volta ho visto dietro nel reparto difensivo alcune incertezze, ma non di posizionamento, eravamo sempre posizionati bene, alcune incertezze se uscire o meno quando eravamo schierati, e quindi qualche volta gli abbiamo permesso di prendere questa palla. E questo è successo, è dipeso da alcune insicurezze, no? Che poi quando subisci delle cose negative possono avvenire, perché insomma dietro ogni calciatore c'è anche l'aspetto umano, però abbiamo tante positività, ma credo che l'hanno visto tutti. Due partite in casa adesso, può essere un vantaggio, voi trovate meglio fuori. Ma noi il nostro atteggiamento, come lei ha visto, fuori casa, in casa cambia poco, cerchiamo di giocare, cerchiamo di aggredire, cerchiamo di alzare i ritmi e l'intensità della gara. Di sicuro stasera non abbiamo rubato nulla, se fossimo stati un po' più furbi, un po' più scaltri, in alcune situazioni avremmo portato a casa i 3 punti e lo avremmo fatto anche con merito, ma questa scaltrezza, questa solidità, ne abbiamo già parlato, la dobbiamo chiaramente migliorare.